caso aveva per un... non per me non è un problema. C'è qualche parlare a braccio. Questa gioco. Target. Ok. Ciao. Non è poco. Bene, direi che possiamo riprendere la sessione di lavori, che si distinguerà, se vogliamo, più che distinguere è in continuità ideale ovviamente con la prima, ma mentre nella prima abbiamo giustamente tracciato, cioè i relatori hanno tracciato un quadro preciso di quelle che sono non soltanto le norme ma anche evidentemente gli scenari che si stanno aprendo, da ultimo è stato molto interessante anche nell'ultimo intervento del professor Frey, così riprofilare l'immagine che abbiamo di un paese, di un player come la Cina che evidentemente ha un peso specifico notevole in termini di certificazione ambientale, quindi vedete anche come siano utili poi questi incontri proprio anche per ridefinire il proprio punto di vista. Ora però è il momento anche di entrare più nel merito negli aspetti proprio pragmatici operativi, sia attraverso l'analisi di casi di studio, sia attraverso anche delle analisi di tipo economico-finanziario. Questo è importante per capire come innanzitutto si sta parlando sempre di economia, accantoniamo per un attimo la definizione di circolarità, si sta parlando di economia, quindi evidentemente una gestione, una politica applicata poi alle politiche produttive e ai processi produttivi che sia in grado di generare attraverso, poi abbiamo visto come, quali meccanismi, muovendo quali leve, un beneficio sia in termini di accumulo di risorse, sia evidentemente in termini anche occupazionali, ma questo poi lo vedremo. Però è chiaro anche che il problema si pone nel momento in cui evidentemente si parte con una nuova impresa e quindi sono necessari cioè è necessario un afflusso di capitale proprio per far partire queste nuove imprese, e vedremo come evidentemente anche la scelta di adottare determinate politiche di tipo ambientale già in fase di progettazione, prima si parlava di progettazione di prodotti, ma questa dinamica riguarda anche la progettazione delle imprese, cioè già evidentemente, perché non è più concepibile come dire, far partire una nuova impresa senza tenere conto di determinati requisiti di prestazione ambientale. L'altro tema che è interessante, è quello con cui apriremo proprio adesso invece la seconda tavola rotonda, è il settore universitario, il settore della ricerca, settore che sappiamo in Italia è in storica sofferenza, ma nonostante questo continua a offrire evidentemente delle eccellenze di assoluto rilievo. Abbiamo oggi appunto al tavolo Edgardo Giordani, che viene dal Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Firenze, e capire con lui, sarà interessante adesso capire con lui, prima si parlava appunto, non so, dell'utilizzazione di sedimenti inquinati, la riduzione di discarica, la diminuzione ad esempio nell'uso di determinate sostanze, capire con lui evidentemente a livello di ricerca universitaria quali siano gli aspetti più recentemente acquisiti proprio dal settore della ricerca. Sì, buongiorno, sì. Si sente? Dunque, sì. Intanto grazie per essere qui e per essere stato invitato a questo incontro. Per noi è stata una sfida. Io presento qui brevemente un progetto, il cui acronimo è ORTISED, sedimenti per l'orticoltura in termini generali, quindi per l'agricoltura. L'idea è nata diversi anni fa a un gruppo del CNR di Pisa per il riutilizzo dei sedimenti portuali, in questo caso del porto di Livorno, per l'agricoltura.
quindi un settore molto molto delicato e molto, come dire, che apre degli scenari molto delicati di cui parlerò dopo, e che quindi consiste nel dragaggio e risanamento attraverso delle tecnologie particolari di questi sedimenti ovviamente altamente inquinati affinché si possano riutilizzare in agricoltura. In Europa la produzione, diciamo, lo stoccaggio di questo materiale dragato tale e quale di circa 200 milioni di metri cubi l'anno, potete immaginare che sono quantità enormi, con un, diciamo, potenziale danno ambientale elevatissimo, e quindi, ecco, l'obiettivo principale è stato quello di introdurre questo rifiuto in un'economia appunto circolare. La sfida qual è? Non è soltanto la sfida tecnica, cioè l'aspetto scientifico, quello di risolvere problemi legati per esempio al peso di questo sedimento trattato oppure alla sua permeabilità, quindi aspetti legati propriamente al tema produzione agricola. Noi abbiamo messo a punto delle prove dimostrative su lattuga, fragole e melograno, specie non scelte a caso ovviamente, ma i problemi che percepiamo essere più importanti sono quelli di tipo etico ovviamente, sicurezza alimentare, cioè come garantire che un prodotto alimentare che deriva dall'uso di questi sedimenti rimediati possa essere, diciamo, salubre, sicuramente non tossico, ma possa essere anche accettato dal consumatore. Quindi, ecco, primo spunto è quello di eventualmente poter tracciare e certificare questa produzione in qualche modo. È ovvio che se io chiedessi a tutti voi, ma lo chiedo a me per primo, mangereste delle fragole ottenute in questo modo? La risposta al 99% dei casi sarebbe assolutamente no. Se però io vi ponessi di fronte alle problematiche legate appunto allo stoccaggio di questi sedimenti, al fatto che facendo così utilizzeremmo molto meno torba che viene ottenuta alterando l'ambiente dei paesi nordici e producendo CO2 in abbondanza, incomincereste a rifletterci. Se poi vi dicessi ancora che metteremo in atto tutta una serie di analisi di tipo chimico, ovviamente, per riscontrare una serie di potenziali elementi nocivi, probabilmente la vostra idea iniziale del no assoluto incomincerebbe a vacillare. Perché? Perché probabilmente iniziereste a comprendere quale possa essere il potenziale di questo nuovo tipo di prodotto anche per l'ambiente. L'altro aspetto è quello normativo. Si è già discusso questa mattina sul problema di poter utilizzare e riutilizzare prodotti che vengono ad oggi considerati appunto vietati per poter essere riciclati. Stiamo facendo il nostro sforzo per appunto avere un dialogo con le istituzioni preposte a livello regionale, nazionale e anche europeo per cercare di capire se nel futuro sarà possibile considerare questi sedimenti rimediati, che ovviamente presentano, diciamo, contenuti di contaminanti del tutto simili a quelli dei terricci commercialmente utilizzati, ecco, se questi prodotti potranno avere uno status di normalità per essere utilizzati. Quindi, ecco, un po' il gioco è questo. Colgo l'occasione anche per dire un'altra cosa. Io l'altro ieri ero in Ruanda, un paese grande come la Sicilia, che si trova nel centro dell'Africa, e per la prima volta nella mia carriera ero a mediare un progetto, di applicazione di tecnologie green e di riciclo insieme a tre aziende private, di cui due italiane e una del Ruanda. E devo dire che mi sono trovato con diverse sorprese. La prima è che arrivi all'aeroporto di Zigali e devi lasciare tutto ciò che è plastica. Cioè, le buste di plastica non possono entrare nel paese. Secondo aspetto che mi ha molto intrigato è la pulizia. Non ho visto nei chilometri che ho fatto sia in città che nelle zone rurali una busta, un residuo, una bottiglietta di plastica abbandonata. E ultimo,
che va nella direzione un po' di chi stamattina ha detto essere spazzini di se stessi, il fatto che i ruandesi sono obbligati a destinare 3 ore al mese o qualcosa del genere del loro tempo per attività ovviamente non pagate ma destinate al sociale e all'ambientale. Quindi in pratica una responsabilizzazione del bene comune. Ecco, quindi posso dire un po' in conclusione che per noi questo rappresenta, per noi collettivamente, una sfida molto, molto, molto importante che va a toccare molti aspetti sensibili del vivere quotidiano. Ma ritengo che i mezzi tecnici ci siano per poter fare il salto di qualità e aprirci anche noi a una contaminazione, cioè contaminazione in senso positivo, cioè proprio di non aver paura. Cioè, la paura non porta mai a nulla, dobbiamo in qualche modo gestire i problemi che abbiamo con sagacia. Ecco, questo. Grazie. Direi assolutamente condivisibile come riflessione finale, però il progetto in sé è sicuramente meritorio di attenzione, soprattutto anche rispetto poi agli esiti finali, non solo per quanto riguarda i consumatori, ma per quanto riguarda il consumo del suolo. Intanto, se non ricordo male, il progetto è stato finanziato dall'Unione Europea, giusto? Il programma LIFE. Sì, è stato finanziato dopo una abbastanza dura selezione, insomma il 7% di tasso di vincita, quindi orgogliosi di aver vinto, a dimostrazione poi che non sempre l'università italiana è in coda a certi progetti, cioè certo. E devo dire è finanziato nell'ambito del programma LIFE, che quindi rientra nella piattaforma della ricerca europea. Quindi abbiamo dei partner spagnoli, abbiamo dei partner italiani, nella fattispecie un vivaio qui di Pistoia che sta appunto sperimentando con noi questo discorso. Bene. Quindi un'applicabilità piuttosto immediata qualora i risultati fossero positivi e poi la normativa ci accompagnasse negli anni a venire su questo. Quello è fondamentale. Adesso tra l'altro so che sta per uscire, credo, un decreto sul riutilizzo dei terreni agricoli, per cui da questo punto di vista il legislatore è attento, ma anche perché soprattutto in Italia, che è un paese comunque con una forte componente in cui l'agricoltura evidentemente ha un forte peso specifico all'interno del comparto economico, sicuramente non può non tenere conto. E poi ci sono tutta una serie di istanze ambientali come il riutilizzo del suolo. Se posso un'ultima cosa, lo scenario che ci si presenta è così ampio che abbiamo anche dedicato un dottorato di ricerca su questa tematica, che non è legata a uno studio specifico dell'analisi chimica dei sedimenti o dell'aspetto nutraceutico delle fragole o dei melograni, ma mira alla formazione di una professionalità nuova, che è quella nuova o comunque abbastanza nuova, perché poter acquisire conoscenze multidisciplinari, questa è un'altra parola chiave secondo me di tutto questo discorso, è oltremodo importante, penso ci collocherebbe veramente ai vertici un po' a livello mondiale su questa tematica. Bene, speriamo allora. Sicuramente il tema del supporto legislativo, anche in questo caso è molto trasversale, adesso lo vedremo col successivo intervento da parte di Paolo Anselmo, che è presidente dell'Italian Business Angels Network Association, perché si parlava prima appunto con lui del fatto del capitale di rischio viene messo nella costituzione di start-up essenzialmente, quindi di nuove imprese, però con un occhio di riguardo a quelli che sono evidentemente i costi finalizzati a sostenere le passività ambientali, giusto? Sì. È interessante appunto capire anche in questo caso lo scenario legislativo all'interno delle quali le piccole imprese essenzialmente agiscono e quale opportunità offre evidentemente poi il quadro legislativo rispetto al conseguimento di obiettivi ambientali. Grazie, ma... Sì, no, basta avvicinarsi. Farei una premessa e poi vorrei riallacciarmi a quello che ha detto il professore, perché comunque è un tema interessante ed importante.
Allora, questa definizione di business angel, che ha molto poco di cattolico o di cristiano e ha molto di business, è nata negli Stati Uniti, ma parte comunque da un presupposto fondamentale, cioè l'investitore ad oggi decide di investire una quota parte del proprio patrimonio mobiliare con punti di vista diversi e differenti. Quindi, pur avendo una quindicina di anni di esperienza in Italia, avendo lavorato con le più significative università e facoltà di economia italiane, ad oggi non abbiamo i numeri che esistono negli Stati Uniti, ovvero non abbiamo i numeri che esistono nel Regno Unito. Gli Stati Uniti, perché comunque gli Stati Uniti rappresentano un mercato di 300 milioni di abitanti. Il Regno Unito perché c'è un sistema di detassazione che permette di avere un beneficio fiscale se solo se uno fa tutta una serie di dichiarazioni. E quindi si creano una serie di dati statistici estremamente importanti e interessanti. Noi in Italia non abbiamo questo tipo di sistema, per cui sfruttiamo sempre un tipo di analisi abbastanza di tipo sondaggistico, cioè da pochi dati cerchiamo di avere una serie di visioni più macro. Allora, sostanzialmente oggi l'angel è una persona che ha un suo patrimonio immobiliare, che non mette mai a nessun titolo a rischio, e ha un patrimonio immobiliare, diciamo mediamente tra il 1 milione e 2 milioni di euro. È una persona che nel tempo comprava titoli di Stato, comprava obbligazioni bancarie, comprava azioni, e quando questo asset allocation rendeva bene, mediamente ne investiva massimo un 5% in un'operazione di massimo rischio, che era quella dell'angel investing. Questo è valso bene sicuramente negli ultimi 15 anni. Che cosa in parte sfavorisce ad oggi questo tipo di sistema, perché deve essere incentivato in modo diverso? Ma innanzitutto perché le altre tre forme di asset allocation oggi come oggi non sono così particolarmente entusiasmanti. Il mercato obbligazionario dei titoli di Stato è morto, nel senso che uno deve pagare oramai per prendere un Bund tedesco. Il trading sulle valute non porta a casa più nulla, è estremamente rischioso. Il mercato borsistico comunque, passata la grande euforia del 2007-2008 dopo il fallimento di Lehman Brothers, non ha più permesso di avere risultati interessanti. Ecco perché vi dicevo che comunque avere 15 anni di visione strategica permette un attimino di capire dove va questo tipo di ambito. Quindi ad oggi io continuo a rischiare quello che è il mio 5% del mio patrimonio. Il guaio è che il mio 95% non cresce più. Che c'è da dire di questo 5? È che comunque in Italia, piuttosto che in Europa, non abbiamo avuto unicorni stile Facebook piuttosto che Amazon, e quindi di conseguenza non ci sono stati exit. Quindi un 5% sostanzialmente molto poco commerciabile. Dopodiché non esiste nemmeno un mercato secondario, anche perché comunque tragicamente il mercato delle start-up o delle piccole imprese italiane è un mercato di società, di SRL, e quindi è estremamente complicato scambiarsi quote. Quindi c'è una certa tendenza di dire che comunque il finanziare start-up innovative dovrà portarci a trasformarli in SPA. Allora, il mercato secondario non è detto che viva se ci sono azioni, ma sicuramente non vive se ci sono quote. Quindi questo fa sì che meno soldi a disposizione, questo benedetto 5% che non cresce, questo 5% che comunque non è negoziabile, oggi porta a dire utilizziamo strumenti di tipo diverso. Alla fine gli strumenti non sono poi molto dissimili da quello che è stato il risparmio energetico o l'entrare nelle nuove fonti alternative. Si è sempre detto che in Italia, al paese del sole, il fotovoltaico andava incentivato. Oggi siamo al quinto o sesto sistema di incentivazione sul fotovoltaico piuttosto che sull'eolico. Il primo rendeva tantissimo, quindi un impianto fotovoltaico aveva una vita utile di 20-25 anni. Dopo 5 anni con il primo fotovoltaico io guadagnavo. Allora, quello che sostanzialmente si cerca di dire al legislatore, ma il legislatore dice che questo non è a impatto zero sulle casse dello Stato, che ogni qualvolta io faccia un intervento, un investimento in capitale di rischio, ne dovrei avere un beneficio di tipo fiscale. Oggi questo beneficio fiscale è del 19% per le persone fisiche e del 20% per le persone giuridiche. Noi provocatoriamente abbiamo chiesto di salire al 50%, UK è al 39%,
diciamo, a meno che non ci sia un emendamento dell'ultimo minuto in Parlamento, probabilmente tutto si chiuderà con l'attuale stesura della legge di stabilità, e quindi gli investimenti in start-up innovative piuttosto che in PMI innovative verranno sostanzialmente, godranno di un beneficio fiscale del 30%. E tanto poco? Se andiamo a guardare quello che era il contributo per l'efficientamento energetico negli edifici, che in certi casi raggiungeva il 65%, direi che è poco. Ma da questo punto di vista il legislatore ci crede poco. Veniamo sul tema ambientale, perché questo è interessante. Mediamente, poiché comunque si tratta di investimento in capitale di rischio, oggi l'investitore cerca di lavorare per similitudini altrui. Allora, negli Stati Uniti, piuttosto che nei paesi più avanzati, i grandi soldi si sono fatti con business model molto legati al mondo digitale, Facebook, Amazon, Apple, o molto legati a un ambito di tipo retail. L'angel che ha fatto più soldi in Europa è il signore che ha creduto in prima battuta in Body Shop. Ha investito 4.000 sterline, quando Body Shop è stato quotato in borsa ne ha portati a casa circa 50 milioni di pound, quindi è stata una gran bella operazione. Oggi il mondo della green economy piace abbastanza poco, perché è normato in modo complesso e quindi non è così facile viverci dentro. Anche perché è vero che c'è da parte dei proponenti di progetto una certa propensione a non rispettare le regole, e questo nel gergo tecnico porta poi a dire alla sempre più presente di modelli di business uberizzati. Cioè, oggi per guidare un taxi bisogna avere una licenza. Uber dice che chiunque può guidare un taxi, che poi non si chiama taxi ma si chiama sharing car. Allora, nella cosiddetta economia condivisa, nella cosiddetta sharing economy legata al mondo digitale, grandi criticità non ce ne sono. Immaginate di applicare un modello di business uberizzato ai rifiuti, piuttosto che alle acque reflue, piuttosto che a quello che viene fuori da un frantoio. Voi sapete, ad esempio, questa è terra di frantoi. I reflui della produzione di olio sono di fatto un inquinante. Non si sa cosa se ne fa. In Toscana la regione è abbastanza aggressiva da questo punto di vista. In Puglia si può ancora utilizzare il reflu dei frantoi come fertilizzante. Quindi da questo punto di vista non c'è un'unica chiarezza. Quindi ad oggi ci sono start-up, ci sono PMI innovative che vengono da noi con progetti estremamente interessanti in ambito ambientale, in ambito green, anche correlati ai servizi. Il guaio è che le norme sono complicate e spesso e volentieri poi le norme hanno una ricaduta di tipo penale. E quindi c'è una scarsa propensione dall'investitore a entrarci nel merito. Perché poi se uno non è un ingegnere esperto di tematiche ambientali, piuttosto che un avvocato esperto di tematiche ambientali, non riesce a percepire se il rischio vale e il gioco che uno corre. In seconda battuta, purtroppo, se noi andiamo a vedere i track record di quello che succede in giro per il mondo, si finanzia, purtroppo, ancora abbastanza poco quello che è il contesto ambientale ed energetico. Di fatto Tesla è l'unico vero grande caso che è stato finanziato in capitale di rischio. Però oggi Tesla non è successful sul mercato, nel senso che ha reso ricco il signor Musk, ma non sta rendendo particolarmente ricchi gli ultimi entrati. C'è un tema che mi piace, ma semplicemente perché anni fa facevo l'ingegnere aeronautico, da tempo si parla di utilizzare del biocarburante. Peccato che il biocarburante è un piccolo problema, a certe temperature comunque rimane sempre delle particelle di acqua in sospensione e quindi il motore si spegne. In realtà il problema non sussisterebbe se ritornasse alla vecchia normativa. Una volta per fare l'Oceano Indiano, piuttosto che il Pacifico, piuttosto che l'Atlantico, ci voleva un aeroplano con 4 motori. Anche se se ne spengeva uno non succedeva nulla. Boeing e Airbus hanno voluto arrivare ai bimotori e se se ne spegne uno qualche problemuccio c'è. Quindi io direi che quello che diceva il professore è il vero grande tema di fondo. Le normative devono essere chiare, esplicite, ragionevolmente non dovrebbero avere una valenza penale, nel senso che delle fragole coltivate con dei reflui buoni non ammazzano nessuno. D'altra parte è quello che fanno gli olandesi, cioè le fragole olandesi nessuno ha mai capito come vengono coltivate, però tutti le comprano. Quindi se c'è un rispetto della normativa interessante e dopodiché riusciamo ad avere un primo caso di successo,
molto legato comunque al tema del contesto ambientale, agricoltura e diciamo fertilizzanti piuttosto che altro nel cosiddetto precision farming, cioè io riesco con tecniche, con additivi diversi a bombare molto di più la produttività. Quindi riesco probabilmente a produrre fragole anche il giorno di Natale di ottima qualità. Ma la norma diventa fondamentale. Non sempre il Ministero dell'Ambiente parla col Ministero dello Sviluppo Economico, quindi non sempre c'è questo tipo di ambito. Tra l'altro, e poi mi taccio, il legislatore ha creato una speciale categoria di start-up innovative, che sono quelle a vocazione sociale. Ma non vuol dire vocazione sociale lavorare nel mondo ambientale, ma fare sostanzialmente charity, fare sostanzialmente impact. E quindi questo è un limite. Quindi se il legislatore si aprisse maggiormente a quelle che sono le tematiche green, sicuramente sarebbe più facile rincontrarci e avere la presenza di casi di successo. Se no continuiamo a dire che i soldi si fanno con Body Shop piuttosto che con Facebook. E quindi non è una gran bella notizia nell'ambito ambientale. Grazie. Tra l'altro mi piace rilevare anche come esista una sorta di paradosso, nel senso che, chiamiamolo paradosso, spesso e volentieri già l'ambito legislativo, i vincoli posti soprattutto poi dalla legislazione italiana sono particolarmente stringenti su determinati valori limite, tant'è che in fase di pubblicazione un decreto per quanto riguarda i valori limite di concentrazione per i terreni da bonificare, che allarga un po' le maglie rispetto a quanto è stato fatto dal testo unico ambientale, per cui tante volte la conformità ambientale, soprattutto in Italia, sull'ambiente, già spesso è sinonimo di garanzia, proprio perché spesso, talvolta in maniera anche eccessiva se vogliamo, però i vincoli, i limiti che vengono posti dalla legislazione italiana sono assolutamente garantisti da questo punto di vista, nel senso che sono talmente stringenti che se, come dire, un terreno piuttosto che un corso d'acqua rispettano quei valori limite, evidentemente sono più che fruibili, più che utilizzabili. Bene, continuando poi sul discorso della finanza d'impresa, invece è interessante capire, e questo poi ci lega anche al discorso evidentemente dell'economia circolare, capire che cosa si intende quando si parla di finanza etica. Finanza etica dove poi evidentemente sono presenti delle forti componenti ambientali, dico bene. Bene, per cui ne parliamo adesso con Nazareno Gabrielli, che è proprio il vice direttore generale di Banca Etica Economy. Sì, avevo preparato delle slide, ma è lo stesso, se è un problema. Sì, ma può farle scorrere tranquillamente. Con questo parla. Sistema, perfetto. Sì, toccherò 5 punti sostanzialmente. La finanza, cosa distingue la finanza etica dalla finanza tradizionale? Quindi i principi della finanza etica, dicendo che cosa contraddistingue banca etica dalle altre banche, quindi, e le scelte che vengono fatte e gli effetti di queste scelte. La finanza, allora faccio una premessa, qui vedete già un'accezione. La finanza, secondo me, ha un connotato strumentale rispetto all'economia. Se noi non pensiamo questo, possono succedere delle problematiche. Cioè, attraverso la finanza si fa sviluppo di economia. La finanza può essere, le aziende che operano in finanza hanno due valenze. Uno, in quanto aziende, hanno dei dipendenti, fanno delle scelte di funzionamento e di organizzazione che possono caratterizzarle per essere aziende di un'economia circolare, ma le aziende di tipo finanziario nella loro attività favoriscono lo sviluppo di altre aziende e queste scelte hanno una potenza decisamente ma molto maggiore rispetto alle singole scelte in merito agli effetti economici, sociali e ambientali dell'azione di queste aziende sul territorio e sulle persone. La finanza casinò, la finanza quindi è uno strumento al servizio dell'economia reale, e però assistiamo al fatto che la finanza sta diventando sempre più fine a se stessa.
La finanza casinò, per essere sostenibile, deve produrre denaro dal denaro, a ritmi più alti di quelli naturali. Se l'obiettivo è diventare ricchi, è chiaro che questo è la guida delle scelte. È chiaro che il tempo, gli effetti, diventano tutti elementi secondari. Nella finanza casinò questo sta succedendo, questo è successo. Non lavora per l'economia reale, ma danneggia persone ed ecosistemi. Se io faccio un derivato sul prezzo del grano, l'obiettivo, allora il derivato in quanto strumento finanziario è una cosa positiva perché tende ad assicurare un'assicurazione, ma se poi faccio il mercato dei derivati, il problema è come guadagnare dalla compravendita di quello strumento finanziario a prescindere dal cosa succederà col valore del grano. E se al posto del grano ci metto l'acqua, se al posto dell'acqua ci metto la qualità dell'ambiente di un territorio. E questo è uno dei temi che la finanza etica pone sul tavolo. Infatti specula sulle materie prime e sul cibo. È chiaro che il prezzo del grano al produttore, il prezzo del caffè a chi lo produce, viene fortemente influenzato dal mercato dei derivati, che dicevo prima. Io non ho capito dove devo spingere. Ecco. La finanza etica è un servizio per l'uomo e per l'ambiente. Considera il credito un diritto umano, è un fattore di fiducia. Non vuol dire che si dà credito a chiunque lo chieda, però il credito è un elemento di diritto per una persona, avere fiducia, godere di fiducia, è di per sé istituzionale. Non ritiene legittimo l'arricchimento basato dal solo possesso e scambio del denaro. La finanza etica è trasparente, è partecipata, cioè non è autoreferenziale, cioè rende conto, e la trasparenza è una condizione sine qua non per poter rendere conto. Non posso rendere conto solamente perché autodichiaro certe cose. Devo poter essere controllabile, verificabile. Sceglie a chi dare credito sulla base dell'impatto sociale ed ambientale dei progetti da finanziare. Questa è una frase interessante che poi magari la riprendiamo. Chi è banca etica? Banca etica è una banca vigilata dal sistema delle banche, quindi la Banca d'Italia e dalla BCE. È attiva in Italia e in Spagna. Abbiamo 17 filiali. 31 banchieri ambulanti che sono promotori finanziari, c'è una filiale anche qui a Firenze, il direttore lì. Ci sono 70 gruppi di iniziativa territoriale, sono i soci di Banca Etica. Banca Etica ha 40.000 soci e sono organizzati sul territorio, il tema della partecipazione. Abbiamo anche un ufficio in Spagna e anche in Spagna ci sono attività di tipo attivo dal punto di vista dei soci. Siamo l'unica banca italiana che promuove la finanza etica. Ci sono due cose che caratterizzano la finanza etica, secondo me, in prima battuta. Il fatto che, appunto, fai la valutazione, decidi a chi dare credito sulla base di una valutazione sociale e ambientale, quindi guardi non solamente la capacità di restituzione, ma anche gli effetti dell'attività economica che stai andando a finanziare, perché se io do 100.000 euro a due aziende, una fa fertilizzanti chimici e inquina nel territorio, l'altra fa pannelli fotovoltaici o azioni di efficienza energetica, l'effetto economico e la valutazione semplicemente economica non fa distinzione da 100.000 euro sulla base della capacità di restituzione di quei soldi, perché a differenza di chi mi ha preceduto, fare finanza in termini bancari vuol dire prestare soldi perché vengano ritornati. Siamo nel campo del debito per l'azienda, cioè i soldi che vengono presi dalle banche devono essere restituiti. I soldi di un business angels, i soldi del capitale di rischio non devono essere restituiti, hanno un'altra concezione, è una delle gambe su cui deve poggiare un'attività di impresa, ma credo che sto dicendo dell'ovvietà per la platea che ho davanti. Il tema però è che se io finanzio la prima azienda, l'effetto ambientale è l'opposto della seconda azienda. Nel primo caso l'ambiente avrà un depauperamento, aumenta l'inquinamento per effetto di quell'attività economica. Nel secondo caso l'ambiente avrà un miglioramento perché l'attività economica che sono andato a finanziare genera un circuito virtuoso.
Allora, il non valutare queste cose qui è finanza tradizionale, il valutarlo è finanza etica. E vabbè, poi abbiamo il bilancio sociale 2.0, che vuol dire che è un bilancio integrato che da determinate situazioni è 2.0 perché interagisce con le persone. È il terzo o quarto anno che lo facciamo e ogni anno si perfeziona attraverso le interlocuzioni in termini di informazioni date. Chi si finanzia? Con risparmio si finanzia esclusivamente imprese e organizzazioni con impatto socioambientale positivo. C'è una doppia valutazione del merito di credito. La prima tecnica, uguale per tutto il sistema bancario, perché non prestiamo soldi della banca, non è capitale di rischio, è capitale di debito, deve essere restituito, quindi io devo vedere che ci siano le caratteristiche tecniche, economiche, di solidità, di redditività, di capacità di produrre flussi, che possano mettere in condizione quel beneficiario del mio prestito di restituirmelo, ma facciamo anche un'analisi di tipo socioambientale, ma ci torniamo. Finanziamo le persone per bisogni compatibili con i nostri valori. Se uno mi viene a chiedere un finanziamento per comprare una pistola, non glielo do, perché noi non finanziamo un certo tipo di soggetti. E se invece c'è bisogno di fare un'azione di microcredito, poi dopo lo vediamo con che tipo di finanziamenti facciamo. In realtà lo può vedere chiunque perché pubblichiamo sul sito internet i nostri finanziamenti. La valutazione dei finanziamenti, vi dicevo, è anche di tipo socioambientale. Ed è una valutazione cioè che vale tanto quell'altra. Ci sono operazioni che non vengono deliberate se c'è questa valutazione negativa. Guarda che cosa? La partecipazione democratica, la trasparenza, le pari opportunità, il rispetto dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, i legami territoriali. Il rispetto dell'ambiente è, in questo senso, pienamente integrato nell'attività della banca. Sulla persona proponiamo tassi di interesse scontati se c'è acquisto o ristrutturazione della prima casa con adozione di precise scelte di efficienza energetica per la produzione di energia da fonti rinnovabili o prevedono l'abbattimento di barriere architettoniche. Cioè vuol dire che io faccio un mutuo e non è che sconto il tasso, cioè anziché pagare l'1% mi paghi lo 0,50 o ti faccio pagare la metà delle spese di istruttoria se tu hai una garanzia più grande del 50%. Nel senso che il mio mutuo è coperto da una ipoteca di un immobile che vale 10 volte tanto, 3 volte tanto. Ti faccio un tasso più basso se tu alla fine stai costruendo una casa o compri una casa di classe A rispetto a quelli che hanno una casa con consumo energetico più alto. L'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, l'affitto all'adozione internazionale, le esigenze mediche e via di seguito. Alcuni esempi, abbiamo appunto finanziato cooperative che riutilizzano beni confiscati alla criminalità organizzata, l'agricoltura biologica, si parlava di agricoltura stamattina, si parla di agricoltura, il tema del suolo, l'utilizzo, il consumo del suolo, la capacità di fare un'agricoltura che non consuma ma che rigenera. Il riutilizzo e il recupero di materiali, questa mattina se ne è parlato, l'economia circolare è questo, l'economia circolare però si sviluppa se all'economia circolare vanno i finanziamenti, va il flusso di denaro che necessita un sistema economico per poter crescere. E questa è un'esperienza, i workers buyout, si riciclano anche le aziende, si recuperano anche le aziende. Workers buyout sono le realtà di tipo aziendale che vengono rilanciate dai lavoratori che erano impiegati in un'azienda che è andata in procedura concorsuale e poi è andata in fallimento. Ma il tema è che magari è andata in fallimento per scelte sbagliate dal punto di vista amministrativo, per n fattori, ma il business esiste, ma la capacità dei lavoratori c'è. I macchinari funzionano, l'idea imprenditoriale è un'idea comunque sana. E allora ci sono situazioni per cui le vittime di un fallimento, i lavoratori, si organizzano
mettono in gioco in prima persona la loro liquidazione, i loro risparmi, costituiscono una cooperativa, un'altra realtà che rileva l'azienda e la rilancia. Esistono delle normative che sostengono questo tipo di esperienze e noi abbiamo finanziato, direi, negli ultimi 2 anni una trentina di situazioni di questo genere per quasi 15 milioni di euro e complessivamente credo che abbiamo fatto 650 posti di lavoro. Sono in questo tipo di situazione. È un'analisi che abbiamo fatto datata 6-7 mesi fa, però insomma è una cosa interessante. Ecco, volevo dirvi anche tante altre cose, ma in realtà il tempo è quello che è e mi auguro di poter avere un altro spazio. Grazie. Per adesso è interessante capire come ci si possa parlare, diciamo, di finanza rimanendo nell'alveo dell'etica e della responsabilità sociale. Questo è molto importante. Oltre poi, come abbiamo visto, anche profili di tutela ambientale che vengono già comunque integrati nella valutazione del finanziamento. Questo è molto importante, vedete che ritorna ancora il concetto di valutazione preventiva. Spesso è stato citato anche nel corso della prima parte il settore agricolo come modello in cui interfacciarsi quando appunto si vuole pensare a un'azienda che possa gestire in maniera ottimale le politiche ambientali, proprio perché evidentemente l'azienda agricola più di ogni altra ha un contatto diretto molto diretto con tutto ciò che è ambiente, quindi il suolo in primis, ma poi evidentemente anche le acque, eccetera. Allora è interessante seguire la successiva relazione da parte di Emanuele Rossini, che essendo appunto venendo da un'azienda vitivinicola può raccontarci meglio quelli che sono evidentemente i punti critici che un'azienda agricola che evidentemente vuole assumere un comportamento ambientalmente virtuoso può trasformare invece in nuove potenzialità, dico bene? Certo. Pur grazie. Mantenendo ovviamente inalterata poi la linea produttiva, che in questo caso poi appunto è quella del vino, su cui prima il professor Frey appunto ci aveva dato qualche dato sulle percentuali, diciamo, di vendita. Prego. Grazie, intanto buongiorno e grazie dell'invito a partecipare a questo interessante appuntamento. Io vengo da Ruffino, lo diceva poc'anzi il moderatore, storica azienda vitivinicola, e per noi la tutela ambientale è uno dei pilastri della nostra responsabilità sociale. Evidentemente il nostro prodotto deriva dalla terra e quindi siamo i primi a volerne garantire e tutelare il fatto che la terra sia buona e sia non inquinata come l'abbiamo ricevuta dai nostri padri e così magari o forse anche meglio vorremmo lasciarla alle generazioni future. Per questo abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative per far sì che tutte quelle politiche di difesa, così si chiamano, dei nostri prodotti con fitofarmaci o prodotti chimici o quant'altro, possa essere la meno impattante possibile su quello che è il territorio. Direi che divido il mio intervento in due parti. La prima parte sulla parte agricola e poi parliamo della parte industriale, invece dell'azienda che invece imbottiglia il vino. Nella parte agricola abbiamo messo in atto un modello di business che è chiamato la viticoltura di precisione. Ormai l'agricoltura è evoluta, lo diceva poc'anzi il professore, ormai si parla veramente di gestione di dati, gestione di mappe, in questo caso gestione di mappe fatte con GPS. Di fatto, giusto per dirvi come funziona, su una mappa GPS viene messa sopra una mappa di, si chiamano mappe di vegetazione, di fatto si rileva la vegetazione della pianta in modo da capire quali sono le piante più vigorose e le piante meno vigorose e sulla base della vigoria della pianta viene definito il tipo di prodotto e la quantità di prodotto da dare alla pianta. Questo viene fatto in maniera automatica dalla macchina quando passa, quindi la mappa GPS è caricata sulla macchina, la macchina ha la mappa di vigoria e quando la macchina passa, il trattore in questo caso passa nel vigneto, distribuisce il prodotto sulla base della necessità specifica di quelle piante. Capite che questo fa sì, intanto tutto che si risparmi del prodotto, perché lo diceva benissimo il professor Frey,
ovviamente c'è un aspetto che è il risparmio dei costi e poi ovviamente anche un risparmio dell'ambiente. Nel momento in cui però poi andiamo a fare i prodotti, andiamo a fare la difesa, cioè la difesa vuol dire sul prodotto, sull'uva, sui fiori, in quel caso lì usiamo un'altra macchina ancora diversa. Probabilmente qualcuno di voi avrà visto report lunedì che parlava del Prosecco e di come ci siano delle azioni da parte dei cittadini che vivono nei pressi dei vigneti per l'uso magari talvolta eccessivo di fitofarmaci e di come vengono distribuiti sulle piante. Spesso vi sarà capitato magari di vedere che un trattore in un campo c'è una nuvola di fumo dietro che sparge questi prodotti che quindi in parte vanno nell'aria, in parte vanno nel terreno ed in parte vanno sulle piante. Oggi la tecnologia ci consente di invece utilizzare un metodo diverso, per cui la macchina passa sulla pianta, distribuisce il prodotto ma lo riassorbe anche, quindi sulla pianta resta solo il prodotto necessario, il prodotto quindi non cola in terra e evita di andare ad inquinare le falde ed il terreno. Quindi sono tutte nuove opportunità che la tecnologia ci dà. È evidente che questo provoca anche una nuova professionalità che servono all'interno delle aziende agricole. Il fattore, quello che una volta era considerato il fattore, oggi che lo chiamiamo noi il responsabile della tenuta, evidentemente ha delle competenze che sono ben diverse da quelle di 15 o 20 anni fa. Ha competenze di tecnologia, ha competenze di chimica, deve il fattore stesso decidere quali sono le procedure e le tecniche di difesa che vuole attuare sulle piante. Ma lo stesso operaio agricolo, lo stesso trattorista, colui che monta sul trattore, oggi guida una macchina che magari costa 200-300 mila euro e che ha una tecnologia avanzatissima e che quindi non è più l'operaio agricolo scarpe grosse e cervello fino, magari come si diceva una volta, ma è un operaio che ha una cultura, che ha una base anche da un punto di vista di tecnologia su come utilizzare queste strumentazioni. Questo ha fatto sì anche che come azienda abbiamo deciso di puntare molto sulla nostra forza lavoro. Il settore vitivinicolo è un settore che esternalizza molto le attività. Generalmente c'è il proprietario e poi le attività sono esternalizzate in buona parte all'esterno, la potatura, la vendemmia e quant'altro. Ecco, l'utilizzo di queste nuove tecnologie che ci fanno andare davvero ad essere più attenti all'ambiente ha fatto sì che anche dovessimo investire sulle nostre persone. Quindi le persone non sono più persone esterne, ma sono persone nostre, sono persone che quindi sono state assunte, sono state formate per portare avanti queste attività. Quindi questo è un pochino quello che facciamo sulla parte agricola. Beh, un'altra cosa interessante invece è questa, riguarda una tignola dell'uva, una tignola dell'uva che in un certo momento deposita le uova e quando queste uova le depositano sui fiori o sull'uva l'acino di fatto marcisce non è più buono. Allora in questo caso invece di intervenire con dei prodotti chimici interveniamo con un dispenser che distribuisce il feromone femminile e quindi i maschi nel momento dell'accoppiamento hanno un po' di confusione tra virgolette sessuale per cui non riescono a trovare le femmine, di fatto quindi la farfallina non si riproduce e non riproducendosi quindi non va a depositare le uova. E in questo caso utilizziamo quindi un sistema totalmente naturale che quindi non utilizza prodotti chimici. Sulla parte aziendale, invece, lì utilizziamo una delle iniziative che abbiamo messo in campo, che è una cosa che ha fatto Ruffino, ma che in realtà possono fare tutte le aziende di qualsiasi settore, è il lean manufacturing, quindi che evidentemente in un'azienda agricola pare strano, generalmente si parla di lean manufacturing in aziende industriali, ma uno dei principi del lean manufacturing è la riduzione degli sprechi. Spreco vuol dire scarto anche, scarto vuol dire rifiuto. Quindi fare lean manufacturing vuol dire avere anche un'attenzione alle quantità di rifiuti che si fanno. Ma rifiuto e scarto vuol dire anche costo, perdita di denaro che viene sprecato perché il prodotto non diventa buono per essere immesso sul mercato. Quindi anche noi in Ruffino abbiamo iniziato, da 2 anni e mezzo a questa parte, delle procedure, un processo di lean conversion, quindi per diventare sempre più snelli, sempre più attenti alle procedure, sempre più attenti evidentemente al risparmio dei costi, ma sempre più attenti anche a ridurre gli scarti, a ridurre gli sprechi, a ridurre i consumi di energia. E una delle risorse che pare strano dirlo, ma che si utilizzano in una cantina è l'acqua.
non per allungare il vino evidentemente, ma perché l'acqua serve anche per pulire le vasche, per pulire le botti e quant'altro, e per tutta la sanificazione che viene fatta sulle linee di produzione. Abbiamo terminato da pochissimo la costruzione di un nuovo depuratore e l'acqua che uscirà da questo depuratore, quindi sarà totalmente buona, la daremo al comune di Pontassieve, il quale comune di Pontassieve la utilizzerà per il lavaggio delle strade. Quindi il lavaggio delle strade, le autobotti non si riforniranno più dall'acquedotto, ma utilizzeranno un'acqua di riciclo, che è l'acqua che proviene appunto dalla nostra azienda. Un'ulteriore attività che abbiamo messo in campo è con i tappi. Una parte dei tappi, una piccola parte evidentemente, viene utilizzata sia per analisi di laboratorio sia per prove di imbottigliamento. Anche in quel caso il tappo diventava un rifiuto. L'azienda di tappi con la quale collaboriamo ha una Onlus, per cui devolviamo questi tappi usati alla Onlus, la quale li utilizza con dei ragazzi disabili per fare dei piccoli lavoretti artigianali. Quindi il tappo trova una nuova vita. Di contro stiamo invece lavorando con altri fornitori sugli imballaggi, perché l'imballaggio oggi rappresenta una grande quantità di volume di rifiuto. Ed allora, ad esempio, con la società che ci fa le capsule, e le capsule vengono di solito consegnate, intubate, e l'ultima capsula ha una parte rigida per far sì che nel trasporto non si schiaccino e quindi diventino non più buone per essere messe sul collo della bottiglia. Ecco, quell'ultima parte di plastica che fino a poco tempo fa era un rifiuto e che quindi veniva gettata, adesso viene messa da una parte e poi vengono riportate e riconsegnate alla società che ci manda i tappi, le capsule, e quindi acquista una nuova vita, viene riutilizzata, siccome non è uno scarto, perché quel prodotto può essere riutilizzato, viene riutilizzata. Di contro stiamo ancora lavorando con altre società proprio sugli imballaggi, cioè su definire una modalità di scatola, magari non più in cartone se il cartone si sciupa, ma magari in plastica, che possiamo utilizzare più volte, proprio per ridurre il numero di imballaggi e l'impatto che possiamo avere sull'ambiente. Infine, un'ultima cosa che stiamo pensando di inserire, da capire come, è lo smart working, il lavoro agile, che anche questo ha un impatto sull'ambiente, perché lo smart working vuol dire lavorare da casa. Lavorare da casa vuol dire non utilizzare l'auto, non spostarsi, quindi risparmi di energia, risparmi di carburante, risparmi di CO2 che immetti nell'ambiente. Ecco, quindi queste sono piccoli cenni di quelle che sono le nostre attività. Grazie. Beh, direi non cose di piccolo cabotaggio, anzi al contrario, sono manovre molto importanti sia rispetto all'ambiente ma anche con una dimensione sociale e anche numericamente sono rilevanti, per cui complimenti veramente. Poi magari se è il caso passeremo a trovare per un bicchiere di vino, così assaggeremo anche il prodotto finito, insomma. Certo. Comunque complimenti ancora. Con l'ultimo intervento invece torniamo al discorso della finanza, perché evidentemente è importante anche in fase poi di lancio delle nuove imprese che queste siano supportate non solo per la realizzazione in sé dell'impresa quanto proprio anche per il sostegno di costi, tra cui quelli ambientali o di responsabilità sociale di imprese, che si trovano ad affrontare. Allora, oggi abbiamo qua Matteo Piras, che è presidente di Startup. Cos'è Startup? Poi ce lo spiegherà meglio lui ovviamente. Comunque, in due parole, è un portale di equity crowdfunding. Allora, io, che sono un po' ignorante in materia, devo dire, partirei proprio dalla definizione di equity crowdfunding per vedere quali sono poi le possibili ripercussioni anche sulle tematiche ambientali di stamattina, che abbiamo accennato stamattina. Prego. Sì, grazie. Io in realtà ho preso in prestito alcune parole dal titolo di questa tavola rotonda per seguire un po' una traccia ed illustrarvi questo strumento. La prima parola dalla quale vorrei partire è appunto circolarità. È stata, si è parlato anche di economia collaborativa o cosiddetta sharing economy, e è qualcosa che effettivamente sta mettendo in discussione tutti i modelli più radicati di produzione e di consumo a livello mondiale e evidentemente anche in Italia. Una delle forme partecipative e collaborative che si sta affermando di più
è appunto il crowdfunding, ovvero quel processo tramite il quale alcune persone e aziende finanziano, quindi appunto funding e crowd, folla, un progetto ricevendo come contropartita, quando non lo fanno per donazione, per liberalità, una ricompensa. E lo fanno attraverso un portale internet, quindi qualcosa che è in grado di connettere tramite le reti peer-to-peer le persone l'una con l'altra e in un rapporto, come si dice, human to human, cioè disintermediato. Quando come ricompensa si ottengono delle quote o delle azioni, quindi uno strumento finanziario dell'iniziativa alla quale si partecipa, si parla di equity crowdfunding e quindi si parla anche di investitori da una parte e aziende dall'altra. È quindi qualcosa che le banche probabilmente per ragioni diverse non hanno mai fatto, e quindi quello di mettere in contatto direttamente le persone con delle opportunità di investimento fresche, che sono nella fase iniziale spesso di start-up, e nello stesso tempo mettere direttamente in contatto chi sta avviando un'azienda o chi vuole sviluppare un nuovo prodotto, un nuovo progetto, con dei possibili investitori, che poi, anche se non dovessero restituire come oggetto di gradimento un conferimento di denaro, possono comunque portare visibilità al progetto e quindi restituire anche una market validation, un test di mercato a costo zero. La seconda parola è appunto nuovi modelli di business. Perché? Perché in sé ovviamente questo strumento è un nuovo modello di business, ma nello stesso tempo, quantomeno in Italia, è stato reso possibile dal decreto 179 del 2012, che è lo stesso che ha disegnato la figura delle start-up innovative e poi esteso nel 2015 con l'Investment Compact alle PMI innovative, quindi al mondo cosiddetto delle aziende innovative che fanno tecnologia. Ed in questo senso quindi si trova ad interagire con qualcosa che è vocato fin dall'inizio nella nuova economia. La terza parola è la nuova occupazione. C'è un documento piuttosto famoso dell'OCSE, il report del 2013, che dimostra in modo quantitativo ed oggettivo che il maggior numero di posti di lavoro si crea viene creato dalle aziende giovani e che operano nel campo della tecnologia. E quindi esiste un legame diretto tra lo sviluppo di questo tipo di iniziative e la creazione di posti di lavoro. La quarta parola appunto è legalità. Questo che potrebbe essere uno strumento che si presta anche a truffe, se vogliamo, o raggiri, di fatto in Italia è strettamente regolamentato. I portali devono essere autorizzati e sono vigilati dalla Consob, che ne monitora tutto il processo di gestione. E la scelta che è stata fatta è stata, se da un lato limitare il perimetro di applicazione alle sole aziende innovative, di rendere possibile l'investimento da parte di chiunque. E quindi, a differenza di altri paesi, non soltanto a cosiddetti investitori accreditati, cioè persone che hanno un determinato reddito, un determinato patrimonio, ma a chiunque. Come contrappeso si è predisposto un set di tutele particolarmente robusto, che quindi dà la possibilità di ripensare all'investimento, quindi di chiamarsi fuori anche immotivatamente entro un certo limite di tempo, oppure che le somme non sono mai gestite dal portale ma messe presso un conto vincolato, o ancora il cosiddetto percorso di investimento consapevole, mediante il quale prima di arrivare appunto a generare un ordine, quindi la decisione di investire, si deve dimostrare, rispondendo a dei questionari, di essere consapevoli e avvisati di tutta una serie di
pericoli, fra i quali, ad esempio, come è stato detto prima, visto che si parla di capitale di rischio, la possibilità di perdere il capitale o ancora di trasformare in liquidità in tempo breve l'investimento, visto che non sono aziende quotate. E quindi passare all'ultima parola del titolo, che è la tutela dell'ambiente, che in questo caso mi piacerebbe allargare in un senso più ampio, ovvero a quelle aziende che hanno un'anima green e che sono passate dal nostro portale, che a dispetto un po' da chi mi ha preceduto, che ha detto che bisogna stare attenti alla normativa e quindi gli investitori sono un po' avversi a questo tipo di opportunità di investimento, nel nostro caso ha fatto registrare dei casi di successo particolarmente interessanti, sia come numerosità di aziende che hanno utilizzato lo strumento, sia come quantità di investitori che hanno deciso di sostenerle. Me ne sono segnati cinque, sono cinque casi che complessivamente hanno raccolto più di €1 milioni da oltre 100 investitori e giusto per fare qualche esempio, in un caso si trattava di un cantiere navale che ha realizzato un day cruiser, quindi una barca di 10 metri circa a propulsione ibrida, quindi con un motore termico e un motore solare. Un'altra si chiama Nova Somor e ha realizzato una pompa che è in grado di emungere acqua dai pozzi utilizzando il principio dei gas volatili senza l'utilizzo di energia elettrica. Un'altra nel settore del fashion è Cartina, che era qua di Firenze, che realizza delle sneakers, quindi delle scarpe fashion utilizzando carta riciclata per la tomaia. Un altro è il caso di Enki Stove, che è un'iniziativa che è stata allevata dalla scuola Sant'Anna e dei giovani che hanno realizzato una stufa pirolitica, quindi una stufa che è in grado di funzionare con materiale di scarto e che in questo momento esiste soltanto come fornellino da campo, ma ha delle prospettive anche nel mondo dei sistemi di riscaldamento, per arrivare ad Absence, che è una società di Trento che è in questo momento in raccolta sul portale, che realizza dei dispositivi muniti di sensore per il monitoraggio della qualità ambientale. Ma ce ne sono altre, come dire, nel coming soon, perché due iniziative alle quali stiamo lavorando sull'emissione, una riguarda il mondo dell'acquacultura delle alghe e un'altra dei sistemi per il monitoraggio delle api. Perché tutte le persone che ho detto hanno investito in queste iniziative? Ci sono fondamentalmente tre ragioni di fondo. Vado da quelle meno nobili a quelle invece più diciamo moralmente valide. La prima è il tax benefit, è stato detto prima di me. Chi investe in queste iniziative ha la possibilità di portarsi in detrazione e dichiarazione dei redditi un importo piuttosto significativo, potrebbe essere più alto, già come è stato detto nella legge di stabilità si pensa di portarlo al 30%, mi sarebbe piaciuto fosse stato previsto anche di portare in detrazione le eventuali perdite di queste start-up, come succede in Inghilterra, ma non c'è stato tutto questo slancio da parte del governo. In secondo luogo, il potenziale profitto. È ovvio che, essendo soci, nel momento in cui si dovesse realizzare un exit di valore, se ne potrà beneficiare pro quota al pari dei fondatori. Ma il terzo elemento, che è quello che abbraccia anche il ventaglio più ampio di motivazione, è quello del cosiddetto ritorno morale, e cioè la possibilità di investire in un progetto di cui si sposano i valori.
la possibilità di accostare il nostro nome a dei fondatori che diciamo ci piacciono per il proprio standing scientifico o culturale, o ancora la possibilità di portare in questa iniziativa il proprio bagaglio di esperienza che magari si è accumulato nella propria attività lavorativa, quasi che fosse un moderno mecenatismo, o ancora quel senso di give back che in Italia è molto raro, e cioè di restituire qualcosa dopo una vita di lavoro per sostenere le nuove iniziative e i giovani. Cosa che peraltro dalle nostre statistiche sembra piuttosto apprezzato, perché considerate che ad oggi abbiamo avuto poco meno di 300 investitori e di questi uno su quattro è un cosiddetto seriale, cioè è una persona che ha investito su più di una iniziativa. Tenete conto che molto spesso l'investimento minimo parte da 500 euro, quindi oggettivamente alla portata di chiunque. Quali sono i possibili effetti che potrà avere questo strumento sulla nostra economia? Io ne vedo alcuni di breve periodo e alcuni di più lungo periodo. Nel breve periodo ovviamente abbiamo una fase di sperimentazione. Considerate che l'Italia è stato il primo paese al mondo, quindi per una volta un record anche in questo settore, a dotarsi di una regolamentazione organica della materia. Quindi inevitabilmente stiamo imparando ad utilizzarlo. Più o meno si trova in tutto il mondo, ma sicuramente le peculiarità del mercato italiano si avvertono. C'è peraltro da considerare che è una normativa, come detto, molto rigida, ma che ha degli effetti straordinari. Si assiste in sostanza a una microquotazione. Pensate a una start-up che mette in offerta pubblica una parte del proprio capitale. Chi investe su una società magari che si trova a Firenze lo fa dal computer di casa a Bolzano o a Messina, e se si raggiunge il target automaticamente diventa socio, cioè si vede recapitare a casa la visura camerale dalla quale risulta socio della società. L'unica differenza quindi è quella che il prezzo non fluttua. Se ho deciso che offro il 10% della mia società per 100.000 euro, che si presenti un investitore o 1.000, sempre quello rimane. Poi abbiamo invece degli obiettivi di medio termine, che mi piace considerare perché credo che questo strumento effettivamente troverà larga applicazione. E sono innanzitutto la cosiddetta democratizzazione dell'economia, e quindi tutto ciò che passa per essere disintermediario, appunto il rapporto diretto tra persone, lato impresa e lato finanza. Il secondo aspetto è quale economia ci piace. L'economia oggi che ha maggiori chance di successo è sicuramente quella trainata dall'innovazione tecnologica. Un'innovazione tecnologica che però, come sapete, prima è stato citato Report, una delle puntate più recenti è stata proprio sulla debolezza degli investimenti nella ricerca, quando se lo 0,01% della ricchezza finanziaria delle famiglie fosse investita in questo settore, avremmo una manovra pubblica dedicata alle aziende tecnologiche a costo zero per lo Stato. Poi c'è un'economia che si basa sul merito e sul talento, perché una volta che sono in vetrina la possibilità di raccogliere finanza in questo caso è rimessa soltanto alle qualità del team e alle qualità del progetto. Non c'è nessuna possibilità di preferenze rispetto ad altri. In un paese meritofobico come il nostro, per la prima volta questo è uno strumento che realizza in pieno questo obiettivo. Non ultimi, una valorizzazione del cosiddetto Italian Factor. Considerate che il nostro portale è stato visitato da oltre 110 paesi al mondo, a testimoniare un rilevantissimo interesse per il Made in Italy, e che in questo caso può affermarsi sempre di più all'estero come espressione della creatività, del gusto, del bello e della cosiddetta tecno-artisticità.
Poi ci sono invece anche degli effetti più concreti e sono una maturazione della classe imprenditoriale. Inevitabilmente mettersi in vetrina presuppone di essere trasparenti, presuppone di non avere un consiglio d'amministrazione con il fratello e il cugino e quindi una governance allargata, e presuppone anche di superare il cosiddetto nanismo, cioè la dipendenza dalle banche, le aziende fatte senza mezzi propri e invece fondate su un capitale più paziente. In prospettiva c'è la realizzazione di un mercato finanziario più maturo. Prima è stato detto che gli italiani investono in titoli di Stato, nel mattone, nella polizza vita. Se ognuno di noi avrà in portafoglio magari qualche investimento di questo genere, è più facile pensare che si possa realizzare un mercato secondario dove poter smobilizzare questo tipo di investimenti. Chiudo con due cose. La prima è che so che ci sono dei dottori commercialisti in platea. Il 4 agosto è stato pubblicato un documento sull'equity crowdfunding da parte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti in collaborazione con Consob, che vede proprio nella figura del professionista l'elemento chiave per affermare questo strumento, sia lato azienda per prepararla nel business plan e nell'adattamento degli statuti societari prima di andare in questa specie di quotazione, e dall'altro come consulente degli investitori che hanno bisogno di conoscere le agevolazioni fiscali e di essere aiutati nella valutazione della convenienza economico-finanziaria di un determinato investimento. La seconda ed ultima cosa è che è uno strumento dove ognuno di noi può fare la differenza, cioè non è che c'è bisogno di chiedere aiuto allo Stato, in questo caso è qualcosa che riguarda noi stessi. Per cui il mio auspicio è che troverete interesse per questo strumento. Ad ogni modo, per avvicinarsi non è necessario fare un investimento, è anche utile soltanto guardare quello che sta accadendo per dare visibilità ad un certo fenomeno che si sta affermando come movimento di intraprendenza e di innovazione sempre di più nel nostro paese. Il portale si chiama Startup e vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Non so se ci siano domande da parte vostra, che dobbiamo comunque avviarci verso la fine dei lavori. Beh, io direi in estrema conclusione che è stata una giornata molto interessante, perché partendo da due concetti già molto forti come l'economia circolare e la legalità soprattutto, in verità abbiamo poi parlato di tante altre cose, non da ultimo appunto questo della finanza etica o della finanza partecipata, sempre nel rispetto poi evidentemente di determinati criteri di trasparenza, di legalità e di responsabilità sociale. E credo che questo sia confortante, un dato confortante, come sono stati confortanti tanti altri dati, quelli che ci elencava, giusto per citarne due prima, il professor Frey sull'andamento delle certificazioni ambientali o comunque dell'adesione a modelli di organizzazione ambientale. Un altro è stato appunto il caso che ci ha ricordato prima il professore universitario, appunto su questa eccellenza assoluta che potrebbe addirittura attestarsi su primi livelli su scala mondiale. Questa è la riprova del fatto che appunto nonostante il filone della ricerca sia storicamente in crisi, poi comunque è sempre in grado di esprimere delle eccellenze di assoluto rilievo. È stato anche utile sentire un caso specifico di un'azienda che opera attivamente, al di là di quello che è il proprio core business, quindi produzione di vino, anche nel rispetto di criteri ambientali. Quindi tutto questo evidentemente messo insieme ci ha restituito un quadro sicuramente confortante. Poi sappiamo anche che è un perenne work in progress, nel senso che c'è da un lato evidentemente il tentativo di venire a capo di una situazione economica non facile pur rispettando determinati parametri ambientali, quindi l'impegno, come dicevamo oggi, delle imprese. Dall'altro c'è un altro attore che non può essere ignorato sicuramente, che sono gli stakeholder o comunque i cittadini, i modelli di consumo, prima è stato citato all'inizio della giornata, anche l'importanza della formazione delle nuove leve, vanno sensibilizzate fin dall'inizio, perché sicuramente poi loro saranno i decisori di domani. E non da ultimo il ruolo delle istituzioni,
nazionali o locali che siano, evidentemente hanno un ruolo, non solo come, come dire, erogatori di norme, ma soprattutto anche come supporto, e in questo caso è sempre opportuno tentare di trovare un dialogo da una parte e dall'altra e non fare muro contro muro, perché evidentemente poi non serve a nessuno questa cosa, soprattutto poi su un tema come quello dell'economia circolare, che è un tema dove la componente, questo anche l'ultimo intervento ce lo dimostra, dove la componente partecipativa è sempre molto forte. A me non resta che ringraziare i relatori, ringraziare gli organizzatori dell'evento, complimentandomi ancora con loro appunto per la scelta dei temi, e rinnovare l'invito ai prossimi appuntamenti. Grazie, buon pomeriggio. Bene, grazie. Bene.